Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Baldur's Gate 3. Proseguiamo da dove ci eravamo lasciati, cioè dove abbiamo salvato il gnomo. Se non sbaglio, era un gnomo attaccato al mulino. Io, nel mentre, mi sono riorganizzato, ho già segnato la roba da vendere. E anche se, a proposito, aspetta, questo non serve una mazza, quindi direi che possiamo anche venderla, sta collana. Anche se è un po' che non l'ho detto, in realtà io è un po' che, diciamo, sto giocando in blind run, perché per chi non avesse sentito, non lo sapesse, diciamo che le prime ore di questo gioco le avevo viste per i fatti miei. Poi, così, giusto per capire il gioco, visto che comunque è un gioco abbastanza complesso da capire le meccaniche, eccetera, insomma, non è così semplice se uno poi non è avvezzo al mondo di Dungeons and Dragons. Però adesso è già un po' comunque che sto giocando in blind, tranne però, infatti mi è venuto in mente che io nella mia, diciamo, nel mio run di prova avevo visto meglio il boschetto. Infatti adesso torniamo magari un attimo indietro, che ne approfitto per vendere roba, e ci guardiamo meglio il boschetto, perché ci sono delle cose che noi insieme non abbiamo visto e che io invece da solo avevo scoperto. E poi proseguiremo da qui, anche perché di missioni qua non ce ne sono, sono tutte da questo lato, quindi va bene. Torniamo, allora, è l'unico viaggio rapido è qua. Comunque, diciamo, a tempo perso, quando davvero ne ho voglia, ho ricominciato appunto Baldur's Gate 3 con un altro personaggio, però ho deciso con quel personaggio di fare una specie di run malvagia. Però ho detto appunto quando ne ho voglia, perché non so se porterò mai a termine quella partita, perché prima di tutto gioco questa, ovviamente. Poi se ne ho voglia, giusto per vedere i cambiamenti, ecco, i cambiamenti delle varie scelte, eccetera. E devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso. Cioè, comunque una seconda run potrebbe essere completamente diversa dalla prima. Ma proprio diversa. Davvero sorprendente, cioè, il lavoro che hanno fatto. Allora io vado da lui, sì, a vendere. Ce li ha i soldi, questo? Of course, but please, remember. Sì, ce li ha i soldi. Allora dai, vendo tutto a lui. Ok. 6,94 va bene. Mi servirebbe. Aspetta, fa vedere. Ah no, quella che ho io è meglio. Molto bene. Sì, un'altra sacca, a dir la verità. Per metterci dentro le pergamene. E io, aspetta, che mi è venuto in mente, facciamo un attimo una cappatina qua, magari. Che a inizio gioco non mi è venuto in mente, ma qui dove c'è la spiaggia ci sono delle sacchette, insomma, da raccogliere. Se non sbaglio era di qua. Vediamo. Oh, qua sono rimasti i corpi. Sì, era di qua. Che il gioco non mi è venuto in mente, è venuto in mente dopo, però ero già avanti. Perché delle sacche in più mi fanno comodo. E aspetta. Ah, qui non l'avevo visto, mi sa. No, invece sì. Ah, ecco qua, guarda. Ecco, qua c'è lo zaino. Esatto, raccogli. Perfetto. E anche qui c'è la borsa. Avevo raccolto. Raccogli. Perfetto. Pescatore morto. E qua c'era. Ecco, qua c'era un altro zaino. Così almeno ho delle sacche extra e posso dividere meglio la roba. Voilà, perfetto. Infatti, la metti in ordine, fai il valore, va bene. Oh, così adesso magari nell'altra sacca ci metto tutte queste pergamene qua. Oh,
ed è più in ordine. Così, ecco. Poi ho altri due zaini extra. Tra l'altro pesano 1,1 e 0,34. Vabbè, è ininfluente, direi. Ah no, altre pergamene qui. Aspetta, c'ho così. Ah no, ho sbagliato sac. Però è vero, così e sac sono simili, porca vacca. Vabbè, fa niente, facciamo così. Ok, in uno ho messo i documenti. Ok, le pergamene. Nella, 11-11. Pergame qua, poi facciamo ordina per valore. Ecco così, una c'è le pergamene, uno i documenti. Qua ci abbiamo le risorse alchemiche, che però non so se farò mai qualcosa, vedrò poi io. Ne abbiamo poi questa delle scorte, che svuotiamo comunque abbastanza spesso. Ok. Vabbè, le pozioni di cura posso anche... posso anche tenerle fuori. E invece questi qua, beh, questo è un veleno da mettere sull'arma, però fa niente, lo mandiamo ad Astarion. Ho dato a lui tutte le robe da lanciare, insomma cambiare gli elementi del terreno, lanciare l'acqua eccetera. Io ho dato a lui e gli ho messo la chiave degli antichi, così me la son tolta. Oh, e così siamo abbastanza vuoti, perfetto. Il libro ovviamente no, così esci, ok. Il libro questo qua me lo porto sempre dietro adesso, che chissà che prima o poi, no, facciamo valore, ok, prima o poi tornerà utile. Oh, mi sono svuotato, molto bene. Adesso prima di tutto ho venduto. Sì, esiste. Aspetta, la sblocchiamo su. Una specie di scorciatoia che non mi è venuto sinceramente in mente. Bisogna parlare con un orso, se non sbaglio. Tra l'altro adesso dobbiamo anche parlare con gli animali, quindi magari vediamo, Aprite. Allora, prima che qui, qui c'è anche una stradina, adesso dopo la vediamo. Prima andiamo un attimo a sbloccare la scorciatoia. E tra l'altro io poi vorrei ancora rubare la pietra a quello lì, che ce l'avrà sicuramente addosso, al secondo di Cagali. Ok, eccezione qua, covone, borsa, e aspetta, cos'è che c'è sta borsa? Ah, allora, ho guadagnato una borsa, dai, va bene, va bene, va bene. Qui avevo già, qui no forse, cassa di legno, diciamo, addirittura arrampicati, no, ok, no, non c'è. Va bene. Abbiamo il ladro qui, i genitori disperati. Oh, questi tre sono rimangono qui imperterriti. Vabbè. Ah, ecco, prima di tutto c'è un tipo qua con cui parlare che mi era sfuggito. Sto qui. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came, you saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. D'accordo. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind. Successfully recalling various details of goblin behavior. I goblin sono goblin. Fornisci una descrizione accurata. Goblins were of rare gem-colored hue and wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety?
Ah, un raccontabar. No, non c'è nessuno. C'era. Cos'è? Un drago dottone d'argento si farebbe ammazzare 1000 volte prima di allearsi con dei goblin. E diciamo questo, eh. Witnesses noticed red dragon marching at rear. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Non me lo ricordo più. C'era quella in cella che gridava assoluta. Beh, diciamo, non credo. Cercavi di farmi ammazzare, deve avermi distratto. Really? Well, this does complicate things. But then again, well, never mind. I've interrogated one. A captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiot in favor of someone called the Absolute. The scandal! Superstizioni di goblin, uno spreco di inchiostro e pergamena. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Lo sai che morirai, vero? Cioè, stai attento. I goblin non sono di loro pietà. Aspetta, prima mentre parlavamo, perché il drago? Per quali ragioni trovi in queste terre desolate? Per raccontare storie che poi non sono vere. Stai attento, i goblin non sono noti per la loro pietà. Oh, never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue? Hmm? And an invisibility potion stashed in your back pocket. Ah. Until we meet again. Mi sa che te la scioglieranno per bene la link. Comunque. Allora, qua abbiamo già. Come on, aspetta, let's go. Un animale. Io attiverei parlare con gli animali. Vediamo se da dire qualcosa questo. Just a moment. This man is recording my story. I am far from home. As the colorful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Vabbè. Moving it. Qui non abbiamo visto, ma... Ah, ecco, c'è un orso anche qua. Sta facendo qualcosa. Orb. He didn't come back, did he? His smell is gone. He's gone. Chi stai cercando? Master! He left with the weaponed two legs. He said he'd be back. But I can smell them, the weaponed ones. And I cannot smell him. He's not coming back. Ma chi è? Sembri grande e forte, perché non vai a cercarlo? No, the woods have gone dark. There's too many predators lately, and I was never the strong one. Vabbè, c'è lui. Ok, ma c'è un orso con cui parlare in particolare. Sono proprio curioso di vedere che cosa ha da dire. Che blocca la... Questo qua. I'm sleeping. Si vede. Potresti muoverti solo un pochino. Devo usare l'ascensore, infatti. Ok. Vai da un'altra parte, non so. Ecco, bravo. Perfetto, questa qua una scorciatoia. Oh no, Astario è rimasto giù. Aspetta, torno giù. Vado più. Ecco, così è salito anche lui. Perfetto. Che di qua noi non abbiamo visto. E infatti qua ci ricolleghiamo qui all'entrata.
Allora, qua c'è, ok, no, c'era. Ecco, qui in alto. Esatto, qua c'è uno scontro che non abbiamo visto. Ma non deve essere difficile questo qui. Bugbear assassino, vuole ammazzare questa. Aspetta. Faccio. Ok. Sì. Mizga, colpo critico 20 gli ha inflitto. Ammazza stare, fa faville. Quando ci si mette fa faville. E io con no. Possiamo magari l'arco con lei, perché non ci arriva. Allora, magari ci spostiamo un po' e usiamo l'arco, vediamo, 50%. Vabbè, 2. Meglio che niente. Anche questo. Okay. Anche lei non ci arriva. Però intanto andiamo. Ho mancato, va bene. Cioè, va bene, non va bene, non ci arriviamo manco noi. Aspetta. Vabbè, mi avvicino un po', però noi abbiamo promesso l'arco, punto. Quindi, viene 45, non siamo proprio, però vediamo. Vabbè, 6 danni. Buono, va bene. Tocca a lui. Lui è sorpreso, quindi forse no, non fa nulla. Lei scappa. Lei scappa. E io direi che Astarion può anche finirla qui. Che dici? Vediamo. Esatto. Ecco. What to do. Bene. Bugbear assassino. Ah, alla Morningstar. Va bene, aspetta. Veleno lo mandiamo ad Astario. Ok. Sentiamo lei. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Allora, non so cosa stai dicendo, cioè c'è qualche, ok. Allora, inganno, inganno, abbiamo un vantaggio, mi hai beccato, dammi la moneta, non mi rivedrai mai più, paladino. Ho fatto voto a ben altra eminenza, sei con te un artefatto diabolico, a me e a me che dovresti affidarlo. Moneta, padoni, che intendi? Io, visto che abbiamo vantaggio, dai, da prendiamola, mi hai beccato. Uno totale più 2, difficoltà 5, dovremmo farcela. Andiamo. Sì, ha voglia. Ok. That bloody Irenes. Devils just can't stand to lose. Here. Now go back to the pit that made you. Deadly! Wait till you see what I can do with that thing. Allora. Ma pensavo che era finita qui. Visitato Averno, ma non servo alcun diavolo. Facciamo paladino, ma mangia Dave. I'm going to be chased all over Faerun for this damn coin, aren't I? And now I've misplaced the cursed thing. You know what? Good riddance. E forse non la trovi più, me l'hai data. Moneta dell'anima. E la moneta, infatti, mi ricordo che avevo letto. Vedi, queste monete possono alimentare le motrici infernali. Alcuni strani sussurri incomprensibili si diffondono da questa moneta, saturando la mente di rabbia e di disperazione. So però, Carla. So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it.
My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. Ah, quindi la potenza. Non hai paura che la tua motrice vada in sovraccarico? Hai una fessura a misura di monete nel cuore o cos'altro? Le monete dell'anima sono proprio questo, però. Contenitori per le anime delle persone. Non sono sicuro che dovresti usarle. Scoprovane subito. No, ma infatti, non hai paura che la tua motrice vada in sovraccarico? Nah, it'll be fine. Hai una fessura a misura di monete nel cuore. Sort of. Next time we find ourselves toe to toe with something we want to squash, drop a coin in. See what happens. Interessante. Ci assicuriamo che tu ne abbia una per la prossima battaglia. Sì. Fuck yes. Now I just need something to sink my teeth into. Ma quindi aspetta, allora gliela do a lei. Andiamo a Carla. Ok. Va bene. Abbiamo ricevuto un potenziamento per lei. Io poi. Mi pare che ero andato qui. Ok, ci ricolleghiamo all'ascensore. What path lies before me? Ah, mi pare ci fosse una. Forse non era qui quella stradina. Vabbè, se no, dai, dobbiamo vedere comunque un'altra zona. Una zona però che io nella mia, diciamo, run di prova non ho visto. Cioè, ho solo visto l'inizio e basta, poi mi ero fermato. Vorrei scendere, aspetta. O di qua avevamo già. No, di qua avevamo già visto. Mi ricordo. No, forse no, no, è oscurato, no. Un'emergenza dopo l'altra, che è qui. Pronto? Pronto? Aridan's back with his tail between his legs. I'm glad for your help, but I'd hoped you were Halsin. No, ormai questo. Chi è Aradin? Non mi ricordo più. Sembra che un sacco di gente sia in cerca di quel druido. By all rights, he was a good man. I saw enough of him to agree. And I'm tired of good people dying. That's for sure. Vabbè. Qua c'è una tomba, però è marchio tombale, è un atto criminale, sezionare la tomba, direi. Effetti personali di Canon, però, no, oddio, ecco, così, no, vedi, è proprio, oddio, non sembra, via. Not for communal use, oh. It seems. Best show some respect. Ops. Or some more cunning. Però, scusa, non mi stava guardando. Ah, forse mi ha sentito, può essere. Che pensi di prendere in giro? Perché nei caricamenti c'è la dicitura, c'è un aiuto che ti dice che è meglio comunque nascondersi quando fai qualcosa di criminale, anziché farlo come abbiamo fatto noi, perché magari ti possono sentire. Adesso questa non si schioda più da qui, guarda. Vabbè. Va bene, me ne vado. Volevo vedere cosa c'era dentro, è curioso. Aspetta, se facciamo così. Guarda, sto qui. Separo il gruppo. Well, hello. Seleziono Astarion. Ecco, appunto. Over there. Astarion. Vado qui con Astarion. Mi nascondo. Very, very quiet. Come si alza? Spero, ok. Freshly turned soil shifts beneath your feet as you approach the grave. Però c'è solo lui, vabbè. Vabbè, però vedi, chi nel capo rende omaggio in silenzio. Io potevo fare anche solo questo. Quindi, perché sei arrabbiata? Gente, composizione, la carne la preferisco fresca. Da uno a cauto occhiata in giro, poi comincia a scavare. Era quello lì che è morto. Sì, ho capito. Cioè, non l'hanno fatto vedere, ma c'era chi Zero che diceva Cano. Così. Qua non c'è più nessuno, però. Quindi io direi che posso anche. Arco lungo. Roba che non mi interessa. Vabbè, l'ho disseppellito per niente. Pazienza. Lascialo lì. Noi non c'entriamo niente.
c'entriamo niente. Basta. Ok. Ricomponiamo il gruppo. Di step qua. Ok, di qua si scende, scendiamo. Ok. E andiamo. Aspetta, andiamo di qua. Se non sbaglio era da questa parte qui. Sì, di qua. Dove c'era. Mi spiace. È l'unica di cui non mi ricordo mai il nome. La signora Verdogno, la signorina Verdognola, ecco qua. Ecco qui. Qua ci sono delle rovine. Entrata della cappella. You! Not another step, hear me? Boss! Got company up here! What's this then? Trying to creep around us and loot the crypt? Not happening. Or is it the ship you're after? Don't matter either way. It's ours. All of it. Ma io ero qua di passaggio, in realtà. Però non cerco guai, da vostro guardate in giro. Quella nave piena zeppa di mostri, una strada, quella che è precipitata, ma in realtà non c'è più nessuno. Inganno, quella nave fa parte di una flotta di invasione. Scappate finché potete. Intimidire. Di vostro avete solo la vita. Mi prenderò anche quella se non sparite. Paladino intimidire. Cani egoisti, potrebbero esserci sopravvissuti, ma a voi interessa solo il bottino. Andatevi prima che vi costringa io a farlo. Dai, paladino intimidire, sì. Ok. Perfetto. Well, in that case, come on you lot, no point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese! Now move it! Va bene, ecco. Ok. Quicker to kill them. Ma sai, le parole feriscono più della spada. Ecco, allora io qua, nella mia run, avevo rotto sta cosa. Ero andato qua sotto, ma poi alla fine si è rivelata essere praticamente una trappola, quindi... Non intendo proprio farlo. Text is too faded. Doesn't tell me who was worshipped here. Sono illeggibili per tutti. Oh. Well. Time and the elements have left the plaque unreadable. Ah no, ok. Ah, la targa è illeggibile, quindi ok, non è una lingua. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Qui non c'è niente. E dobbiamo esplorare le rovine. Ecco, le rovine ero entrato. E basta. C'è poi uno scontro. Avevo visto lo scontro, ma poi avevo lasciato perdere. Quindi non so esattamente cosa ci sia qua dentro. Ha parlato di una cripta il tipo lì. E vediamo. What do you give a book? Everything all right out there? Intrattenere. Sì, sogno, fammi entrare. Inganno. Gimmelblock ha attivato una trappola. Ha bisogno di aiuto subito. È scappato. Facciamo inganno. Ok. Così ci ha aperto la porta. Passaggio lusinghiero, ha avuto l'ispirazione a Stadio. No, com'è che era? Non mi ricordo mai la lettera, facciamo così. Cos'è? Convinci i banditi a lasciarti passare ed entra nella cappella. Sì. Ecco. Oh. Sì, sono tutti banditi, ma noi, siamo più di fronte. Il nemico è sorpreso.
Abbiamo vantaggio. Non possiamo ovviamente nasconderci. No, facciamo un attacco normale. Dai, basta, sì. Mitzega ha shottato. Posto. Vabbè, ok. Chiave del bandito. Torcia, prendi tutto. Ah, qui è un po' buio, sì. Per noi. Ah, poi ho messo la torcia anche agli altri. A parte Astarion, che lui ha oscuro visione. Ma gli altri, che non mi ricordo se ce l'hanno o meno, gliel'ho messa la... Hai visto la torcia, ecco. Sì, solo che adesso... Aspetta. Che qua c'è un altro scontro, qua, oltre sta porta. Oltre sta porta. Ma prima... Presenza... No, ah sì? Allora, aspetta, mi serve la torcia, no? Non vedo niente. Andiamola a tutti, così tutti fanno... Fanno luce. Ok. Targa. Ancient, indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Bidone del latte, candela, fila di libri, morte di un guida al divino, non mi ricordo se lo... Comunque adesso facciamo così, magari d'ora in poi. Faccio leggi, do un'occhiata così, chiudo. Se si sblocca qualche missione, allora leggo il libro. Se invece non si sblocca nulla ed è solo lore... Io lascerei perdere, perché veramente dopo un po' starli a leggere, sono poi tanti i libri, la mia voce non ce la fa più. Mi spiace, ma talmente tanta roba. Scusa, ha parlato di presenza non morta, ma io non vedo niente. Ah, però posso... Vabbè, sei la traballante, no? Io posso parlare con i morti. E... Ma sì, lo attivo. Tanto durante il combattimento questo non mi serve. Quindi... Ah no, nessun bersaglio. Oh. No, ma scusa. Sempre preparato. Riposo lungo. Ok, ma se io parlo con questo tizio... Che abbiamo ucciso... The corpse has nothing to say. Ma non ho nulla da dire. Ah, ecco, ok. Quindi poi rimane attivo. Infatti, ok, meno male. Ok, sì, tanto va bene. Qui se incontriamo qualche cadavere. Ok. Oh, qui. Non vedo nessun non morto, però. Cioè, o cadavere, non so. Vabbè, e allora toglimi la torcia, sennò poi durante il combattimento perdo un'azione. Qua la porta, qua ci sei pieno di gente, quindi anche se combattere qui non è proprio bellissimo, magari mettiamo qua a stare. Poi Carla qui, qui, e io vado ad aprire la porta. Still breathing, e salvo, così almeno se dovessi perdere ricomincio da qui. Accendo il braciere, ecco, leva, eccolo lì. In teoria ce n'è più di uno. Almeno io me ne ricordavo un po'. Veleno semplice. Allora, Astarion. Dov'è andata qua? Aspetta, riesco a... Ready or not? A prenderla. Dai che ci arrivi. Ah, mi devo mettere addirittura lì, ma... Ma perché? Ma siamo sicuri, ma...
Tanto più di così non si può spostare. Porca che... Vedi? No, non ci arriva. Vabbè. E allora... Allora niente. Allora direi niente. Lei per forza di cose, corpo a corpo. Ci arrivo, sì che ci arriva. E attacchiamo normalmente. Let my name be known. Strano, non c'è nessun altro. Meno che io andando subito a inizio gioco era diverso. Qua c'è della roba esplosiva. Va bene. La spingo. No, non si può. Ci passa lei. Andiamo qui. Ok, e colpiamo normalmente. Sì. Mizzica. Direi che è sufficiente. No, ho sbattuto anche contro il muro. Poi tocca a noi. Swift as my feet can carry me. E la meniamo così. Ecco. Mari. Questi li mandiamo ad Astarion, il resto ce lo prendiamo noi. No time to rest. Dammi la torcia. Panca di granito e dovrei riposare un po'. Vabbè. Ok. Vediamo di qua. Ecco, se noi rompevamo il pavimento, cadevamo in questa stanza qui, praticamente. Adio malmesso. Sandali sbarazzini. No. Vabbè, letto, facciamo un riposino. Sì, ok. Forziere rustico. Magari sento delle voci, magari sono spostati, semplicemente. Io questo qua è barile d'olio. Io lo raccolgo. Ecco. Barile di legno, ok. Cosa dice il diario qua? Allora, sfida del gnomo completata. Esplorare le rovine. Abbiamo trovato una porta chiusa ma senza buco della serratura. Deve esserci qualcosa di interessante dall'altra parte. Oppure possiamo sfondarla. Possiamo sfondarla. Robusta, esamina. Raddoppiare da fuoco ricevuti. Resistente. È poco resistente alla forza. Raddoppi da forza ricevuti. Allora, abbiamo già la torcia. Come zero, scusa. Abbiamo torcia e... E allora dammi l'altra arma. Vediamo. No, questo. Come zero, scusi. No handle. C'è. How does it open? Robustezza. Questo materiale è piuttosto resistente e può essere danneggiato soltanto da un colpo che infligge almeno 10 danni. Ecco perché non ce la facciamo. Che con questa mazza dobbiamo infliggere 10 danni. Ma proviamo con lei. Leggermente probabilità. Ok, vedi, lei ha più probabilità. Allora, aspettaci. Andiamo con lei. Perfetto. At least things have stayed interesting. Dammi la torcia. Grazie.
Never wanted the easy path. Ma qui non c'è niente, cioè c'è un'altra porta. Let's see what this does. Attenzione. Cripta umida. Forziere, ok. This place wasn't built for the living. Non posso per... Qua c'è un portone di quercia pesante con una bandiera. Bandiera. Uno stendardo qui. Col teschio. Non è molto. Forziere dorato. Prendi. Vaso. Portone di quercia pesante. Si apre. Attenzione, c'è qualcosa che aspetta, io salverei. È proprio buio, fide. Senza, andiamo a Starion un attimo. Lui è rimasto da... Be careful. Ok. There are traps about. Ok. Disattiva. Direi che va bene. Ok, andiamo magari avanti lui, non so però. Not a sound. Percezione fallimento, qua c'è un'altra trappola. Aspetta. Lui ha anche scuro visione. Someone's left a trap out for us. Ah, questa. Disattiva. Otto, ma con il bonus. Ce la facciamo. Ok. Ma lui poi gliel'avevo dato. No, aspetta. Ce l'ho ancora io. Dai, magari glielo do a lui questo, che dà rapidità di mano più uno. Va bene. Anche se l'effetto, colpisce una creatura con un attacco in mischia. Vabbè, però la rapidità di mano. Ma sì, dai, diamoglielo a lui, dai. Così ha un ulteriore bonus. Sarcofago. Oh, un'altra moneta dell'anima. Questa la mandiamo a Karlach. Collana d'argento. Il resto lo mandiamo a noi. Ecco. Perfetto. Eccezione fallimento. Ah, corazza d'anelli e tridente. Mandiamoli a noi. Ok. Brocca. Inizia. Non sta percependo più niente. Scheletro. Candela. Tutto fa brodo. Sarcofago. Ci sarà. Modalità turni. Sei entrato in modalità turni. Questa modalità ferma il mondo attorno a sé. Ok, ripartire. 6 secondi ciascuno. Puoi usare questa modalità per evitare trappole, pericoli o quando non vuoi essere notato. Sì, ma non ho capito perché è una trappola sto sarcofago. Chiave cesellata. Impugnatura di questa chiave è sporca di macchie di inchiostro nero, rinvenuta in un sarcofago all'interno di una cappella dimenticata da tempo. Guida dell'osservatore. Premessa di morte. Quando manchi un bersaglio, con quest'arma ottieni colpo accurato al prossimo tiro per colpire contro quel bersaglio. Ah. Quindi la volta dopo hai probabilità di colpire. Vabbè, questi li mandiamo a noi. Ok, ma non ho capito. Disattiva qua.
Così abbiamo, vedi, anche più uno qui. Abbiamo un po' di probabilità di avere successo. Ok. Qui c'è tutto. Piccone da guerra. Un po' di armi, insomma. Vaso danneggiato, vento non sufficiente. Sì, ma non ho capito che trappola abbiamo fatto scattare eventualmente. Insomma, vabbè, termina turno. No, no, disattiva tu. Ah, ok. Porca vacca. Ah. Ma continua all'infinito? Scusa. Mo lo andiamo a salvare appena possiamo. Ma scusa. Ah, ho attivato tutte le trappole. Ma finirà prima o poi. E noi siamo al sicuro. Non dimmi che continua all'infinito. Fai casino, mo? Tutte trappole. Io vorrei passare, ma... Sì, fossero tesori della Madonna, cioè... Non è che erano chissà che cosa, però aspetta. No, aspetta. No one back home will ever believe this. Vediamo... Non ci arrivo. Non ci arrivo... Tira modalità turni. Ok. Facciamo una cosa. Madonna, che bordello. Sto pensando. E lui è carbonizzato. Cioè, fammi andare avanti. Percezione fallimento, lo riportiamo su. E che ci arriviamo lì. Come non è visibile? Io lo vedo. Aspetta. Andiamo più avanti. Ok. e poi non posso. Ma qui veniamo. Aspetta, che sto pensando. Madonna, sto fuocato. E qui non può usare azioni. No. Per disattivare quel... Cioè, io a sto punto... Uno è disattivo, una sì e una no. Andiamo qui. Andiamo lì. Una sì, una no. In modo che mi consenta di passare almeno. Vediamo. Allora, beh, qua non dovremmo avere la barriera del sarcofago. Non dovrebbero colpirci. Quindi io faccio scatto. Fino lì non ci si arriva. Quindi questo si può disattivare. Passiamo leggermente sul fuoco. Però ok. Non posso disattivarlo. Ok.
e Karlach magari la lasciamo lì. Insomma, stare qui. Lei è proprio lì davanti. Poi, ok. Still alive. So that's progress. Possiamo fare ben poco noi. E lui. Lei. Fammi. Qua no, quello disattivato. Perché se ne disattivo alcuni, magari riesco a passare lo stesso. Ah, vedi, la nostra destinazione è proprio questa. Beh, poi qua magari lanciando l'acqua, usando il soffio di gelo, lo spegniamo sto fuoco. Però. All right. What now? Che Karlach. Karlach io la sposterei solo un po' avanti. E basta. Vedi. Ok. Ah, ok. Almeno ho capito come funziona sta cosa. Ok, allora vediamo se ci riusciamo. Ok, poi disattiviamo. Ok. Ok, non posso più perché ok. Magari ci curiamo un attimo. Noi abbiamo preso il colpo. Questo non si può disattivare a meno che se saltassi. Forse no. Se io vado avanti. Vado avanti. No, adesso non posso saltare. Vabbè. E ci arrivo. No, non ci arrivo. Disattivare anche questo. A sto punto Karlach mi. Aspetta, facciamo una prova. No, vedi, qua non si può andare, quindi. Quindi niente, scatto. E va magari qui. Ok. Possibile posizionare oggetti pesanti sopra i conti per evitare che scoppi fuori qualcosa di pericoloso. Disattiviamo. Ah, non ci arriviamo. Ci arriviamo. Ah no, perché azioni insufficienti. Va bene. Allora, terminiamo. Lei. Niente. No, lei. Non ci arriva. E qui? No, l'azione è già. Ah no, allora niente. No, niente. Niente. Niente e no niente. Lui niente. Ok, nessuno. Perfetto, nessuno mi ha colpito. Turno ambientale. Disattiviamo questa. Va bene. Ok. E da questo lato non sputa più niente nessuno a parte questo qua in fondo. E va benissimo. Qui invece. Invece. Beh. Vediamo. Andiamo fino qua. Ci curiamo un'altra volta, direi. E basta. Lei prova a disattivarmi questa. Così magari non c'è più l'unto. Non ce l'ha fatta. Posso riprovare sacrificando. Con l'ispirazione no. Allora niente. Allora niente. Ci prova lei. Vediamo. Vediamo. Bene, anche lei. Questo unto qui. Niente. Ma niente. Ok. E si è espanso di più. Vabbè. No, allora lasciamo perdere. Io andrei qua. Swift as my feet can carry me.
Termina. Termina. Porca, ma ho esploso tutto. Ah, quindi comunque l'esplosione ha incendiato un po'. Vabbè. Con Astarion. Con Astarion. Andrei qua. Andiamo qua, dai. Andiamo qui, lasciamo perdere. Andiamo, eh. Ok. Scatto. Ok. Qua ci saranno. Qua c'è l'unto, quindi ci saranno altre trappole. Ok. Scatto. No, sta cosa non è nuova, infatti. Non ero arrivato fino a qua io. In sta location. Ok. E noi andiamo qua. Watch how you go. Ah, vedi? Sì, immaginavo ci fosse. Ok, termina. Ok, adesso magari facciamo così. Con Astarion disattiviamo questa, che lui ha più probabilità di successo. Perfetto. Ok, perfetto. Così da qua non esce più nulla. Almeno questa parte qui è al sicuro. Adesso vediamo. Io qua non dovrei venire colpito. Disattiva. Almeno vedo. Vabbè, potrei per il momento lasciare così. Colpa di sto unto qui. Sennò di qua il fuoco magari non ce n'è. Vedi. Anche questo mi sembra. Vabbè, io andrei, nessuno è in grado di inseguirmi almeno. Siamo fatti un pochino male, ma fa niente. Porta antica. Usa chiave. Aspetta. Scassiniamo. Difficoltà 15, ma 20 a posto. Not as bad as it could have. Ah, ma pensa a te dove siamo sbucati. Questa è l'uscita, ma scusa. Ah, non è. La destinazione la segnava come quella, ma per le altre missioni, non per questa. Stando a porta conosce la più profondità delle rovine. Deve esserci qualche artefatto interessante. No one stopped me yet. Capito. Allora devo ritornare, porca, in modalità turni. Aspetta. Keep your distance. Magari Astarion si mette. Perché qui non riesco ad andare. Qui non riesco ad andare. Aspetta. Un attimo. Ok. Modalità turni attivata, perfetto, quello che volevo. E io volevo andare qui a disattivare questo. O posso scattare e basta. No, ma volevo disattivare questo, sinceramente. Allora, vediamo. Non più di così non ci arriva. No, facciamo scatto. Andiamo qui. Ok, così il prossimo giro ci arriva. Invece gli altri passano e basta. Per quanto che non passi qua in mezzo. Qui sono un po' così. Ah, vedi, aspetta. No, apri. Io l'ho già aperto. Non sufficiente. Mi sembra che abbia rilevato il sarcofago come trappola. Vento non sufficiente. No, facciamo scatto. Dov'è?
without delay. Che giro. No, no, vai, vai. Questo. Vabbè. Sta lì. Sta lì. I wish to live in more interesting times. Moving in. Speriamo non ci faccia troppo danno. Vediamo. Ah, lei è stata anche presa. Porca vacca, vabbè. Anche noi siamo stati presi, ma fa niente. Oh, Astarion, disattiva questo. Ok. Oh, così qua non esce più unto e qua non ci sarà più un'esplosione. E poi direi un bello scattino. Ok. Let's go. Let's go. Fine. Ok. Still alive. Io non sono messo benissimo. Scattiamo. These boots have seen everything. Ok. Attention. Poi scattiamo. Hey. E lei che l'ho messo proprio lì. Cacato. Ok. Basta. Perfetto. Quindi il sarcofago para questo. Magari così. Ok, l'esplosione c'è ma da questo lato. Ok. Quindi qua dovrebbe essere più o meno sicuro. Più o meno. Poi dipende. Allora io direi usiamo, cosa usiamo? Ci curiamo con l'imposizione delle mani o no, usiamo la pozione, no? Usiamo magari pozione questa qui, sì dai, così. E anche lei no. Sì, abbiamo vita piena, non fa niente. Ok, quindi la destinazione praticamente è di qua. Poi c'è la morte. Salviamo. Let's see. Ok. Chiave cesellata usato. Oh. Ah, ci sono. Scriba sepolto. Sì. Oh. Ah, di qua. Si esce. Ah. C'è una porta. Ok, usiamo le torce. Vediamo. What a charmer. Indolence breeds madness. Moving ahead. Spero non ci siano più trappole, però ho qualche dubbio. Armed scribes, but no sign of a struggle. Mani brucianti, vabbè, tutto. Bracere. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Prima di aprire quella porta, magari guardiamo qui. Un'altra chiave, chiave pesante. Una pesante chiave di ferro rinvenuta sul cadavere di uno scriba morto da tempo. Pugnale. Qui c'è uno scrigno. Collana d'argento. Religione fallimento. Un dio dimenticato. Sarà un dio della morte, non so. Uno di teschi. Ah, di qui non ho visto. Altro bastone. Quei soldini. Bene. Qui si esce. Approdo, ok. Andiamo di qua. C'è un passaggio segreto, forse qui no. Vaso. Niente. Di là.
pure sembra che ci sia. Ah, vedi, c'è un pulsante qui. Sembra. Percezione successo. Ok. E l'avevo visto. Pulsante. Sono alzati. Qualcosa si è appena svegliato. Ma c'è qualcosa di prezioso qui dentro. Comunque, adesso vabbè, sprechiamo un turno per tranne Astarion. Ah no, prima tocca a lui. Aspetta. Per cambiare arma. Purtroppo è un rischio. Allora, nascosto. Ah, non si può muovere. Che ci siamo noi. Ah, povero Astarion. Quanti sono qui? 2, 4, 5. Combattente sepolto. Beh, noi abbiamo dei vantaggi contro i non morti, eh. Cioè, possiamo controllarne uno. Va bene. Stario non può fare nulla, mi spiace. Scatto. Ok. Ci ha accecato. Bastardo. Adesso, se io tiro... Ok, cambiamo arma e mi muovo, basta. Hop. E basta così. Stessa cosa, lei. Hop. Ok. E stessa cosa noi. Vabbè, finché ci accecano e basta. Scatto. Tecnicamente neanche loro dovrebbero avere molta precisione, però cambia. Ok, e vai. Vai qua. Poi tocca ad Astarion. Astarion è... Aspetta, è nascosto, è ben invisibile anche, direi. Posso prendere questo? Non può avere vantaggio, il percorso interrotto. Scusa, no, ho detto. Così. Non può avere svantaggio contro il... Ah, perché è una mossa, ok, perché noi siamo in svantaggio perché non vediamo. E se attacchiamo... Il bersaglio è troppo lontano. Ah, non vediamo proprio nulla. Cioè, ah, possiamo attaccare così. Allora mi devo muovere di più. Qua non ci arriviamo. Non ci arriviamo. Non vediamo niente. Cecità, questa nube. Eh sì, è devastante. Vabbè. Raggio di gelo contro di noi. Meno male, abbiamo resistenza. Bravissimi. Allora, chi tocca? Lei. Se facessi 30% abbiamo svantaggio. Non mi conviene attaccare. Devo levarmi da sta cosa. On the move. Ok. Qua però... Ok, qua siamo fuori, quindi possiamo attaccare normalmente. Beh, loro non si spaventano. Immagino, essendo non morti. Però, non lo so. Livello 3. Facciamo magari... Attacco con spinta, dai. 55%. Ecco. Pareva, ci ho provato. Let's go. Poi tocca. Ok. E io direi punizione incandescente, dai, conto di questo 60%. Perfetto, colpo critico, ho dato pure fuoco, che mi fa piacere. Questo ha rotto le balle, questo
Questa nube di nebbia. Questa nube di nebbia. Possiamo. Sì, possiamo andare qui. Scriva se livello 2. Andiamo qua. Se no, non vedo niente. Ok. Posso controllare non morto. Questo lo possiamo controllare. 50% di probabilità. Vorrei provarci, dai. Sì, vabbè, ma cavolo, neanche una soddisfazione. E prendiamo una pozione, va. Ok. Una buona volta. E niente, no, vado qua. E lo attacco in mischia, forza. Attacco furtivo su questo. Ma che è morto, vai, grande. Ok, a posto. Questo è andato. Poi facciamo scatto. E io andrei. Andrei. Ecco, da qualche parte. Ecco. Ok. Ah, quello c'ha. Maledetto. Però questi fanno solo nebbia e basta. No. Non reagiamo. Che mo' lo meno. Poi andiamo su sti due. Non ci arrivo, ma non è detto. Aspetta. No, movimento non sufficiente. No, qui sì. Aspetta, usciamo dalla nebbia. Ok. Qui non ci arrivo. Siamo sicuri? Sì. Ma con questo sì. Ma con tutte e due, tra l'altro. E magari facciamo questo, dai. Ok, concentrazione interrotta, perfetto. E mi curo. Poi con Karlach e io andrei, sì, su questo. Non ci arrivo. Vabbè, mi avvicino il più possibile e magari andiamo di arco. Ah, su questo ho vantaggio perché è sbilanciato, andiamo su questo. E di balestra. Perfetto, ok. Ah, quello fa solo raggi di gelo, quindi anche questo, dov'è? Questo qua fa solo raggi di gelo e gli altri due fanno solo nebbia. Quello più forte l'abbiamo ammazzato. Movimento non sufficiente. Uffa. Ci muoviamo di poco, ma perché siamo... Ah, perché ci ha inflitto ghiaccio. Bastardo. E allora andiamo con l'arco. Andiamo con l'arco. Vabbè, sei danni, va bene. Concentrazione interrotta, tra l'altro. Va bene, va bene. Con Astarion. Sì, direi che andiamo qui. Ci nascondiamo. È un bel attacco. Perfetto. Loro, ah, lui. Ah, perfetto, era nella zona. Non è morto, però. Ok, colpo critico. No, non voglio reagire perché quella magia mi consuma uno slot. Allora, carissimo, vai sempre fuori dalla mia portata, eh. Allora, aspetta. No time to waste. Facciamo così. Non ci arrivo, usiamo l'arco. Vabbè, da un punto vita. Ok. E userei questo, dai. Perfetto. Sì, oddio, forse anche la pozione. No? E chi è rimasto? È rimasto questo qui. E basta. Facciamo scatto. Covered. Nothing will stand in my way. Oh, posso dargli il colpo di grazia? No, non riesco a dargli il colpo di grazia questo con la mazza. Vabbè, allora uso l'arco. Uno. Vabbè, mi avvicino. Ok. E ci prendiamo una pozione. Astarion. We'll do it my way. Secondo me.
fai. They didn't want to surrender their valuables, even after death. Okay. Let's get what we want and get out. Scriba Simano, l'avevo già. Li avevo già. Aspetta. Let's march. Dammi pozione. Eager for battle. Pozione. Ok. Is that blood? No. Never mind. Light on my feet. Questo aveva l'oro. Questa qualcosina. No. Ok. Oro è quello più forte. Let's have a look. Ah, scimitar. Ma possiamo parlare. Non può essere un non morto, ecco, non mi ricordavo. Ma qui dentro, cosa c'è qua dentro? Ah, ecco. A lot of effort to hide one sarcophagus. Sì, in effetti. Forziere pesante. Ah, amuleto delle voci perdute. Ah, da parlare con i morti sto amuleto. Ma noi l'abbiamo già acquisito col libro. Possiamo darlo a qualsiasi altro personaggio. Vabbè, prendiamo. Ok. Tutto vuoto. Tutto vuoto. E cosa c'è qua dentro? Un vampiro. Mago rinsecchito, non so. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Quando impegnativa, perché vuoi saperlo? Preannunciava di chi parli. Vederti emergere dalla tomba mi ha un po' inquietato. Cosa sei? Un non morto inoffensivo, interessante. Perché non mi aggredisci? Attacca, no. Preannunciava di chi parli. An arbiter of certain matters. But that is not important now. Wilt thou answer my question? Sì. Sì. So I ask again, what is the worth of a single mortal life? Nessuna vita vale più delle altre, siamo tutti uguali. La vita è solo merce di scambio, per me non ha alcun altro valore. Ogni vita è infinitamente preziosa, nessun sacrificio troppo grande per salvarla. L'unica vita importante è la mia. Dipende dal mortale, paladino. Dipende da quanto è virtuosa quella vita. Facciamo la risposta da paladino. I'm curious by what standards thou shalt judge. Very well. I am satisfied. We have met and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Va bene. Non so, è rimasto soddisfatto. È buon per lui. Se ne sta avvizzito. Ha un punto vita solo. Dove sta andando? Scusi? Dove va? Posso posso riparargli. We have nothing more to discuss. Continue on my way. As if I were not here.
I must attend this place after so many years away. We will see each other again. Soon. Questo è piuttosto vago, quando di preciso? Come puoi esserne così sicuro? The mechanics of fate would be difficult to explain to one such as thyself. Regardless, it will occur. Ok, adesso cambi strada, dove stai andando? Adesso io ti sì. Parchment and bone dust. Still comforting after all this time. Vabbè, senti. Sta lì, infatti, ok, i giri tuoi. Ok. Qui non c'è altro. Scusa, dentro il sarcofago c'era solo. Una. La Madonna. Tre monete abbiamo dell'anima. Ok, 72, lingotto d'argento, dito di gigante delle colline. Ok, ala di Mephi del fango. Vabbè, prendi tutto. E ok, qui non c'è altro. Quindi la missione, ok, l'abbiamo completata. Lo strano figuro ha detto che ci saremmo rivisti presto. Ovviamente era il più grande segreto delle rovine, ma non c'è niente di male a controllare se c'è qualcos'altro di prezioso. Ah, lui vaga qui. Probabilmente. Salve, l'ho rubato la roba. Direi che buona ricompensa per me. La ricompensa più grande era l'amuleto. Cioè, è l'amuleto che ti dà la possibilità di parlare con i morti. Ah, qui vediamo cose. Vediamo. Un po' di. Looks like someone wanted to bury their secrets. Ok, qua. Cos'è? Libro dei morti, aspetta. Libro degli dei morti, sei illuminato. Posso. No, posso. Non riesco a selezionarlo. Aspetta. Leggi. This book is far lighter than it should be with such a massive log. Arcano, cerca una runa arcana da sabotare, forza. Ma. Proviamo a forza più 3. Proviamo a forzare il lucchetto, dai. Porca, 13 di 2. Posso usare. Ho un'ispirazione. Proviamo. Ok. Boom, ok. E si è aperto. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Religione. Proviamo. Non abbiamo nessun vantaggio. Beh, religione senza vantaggi. Non sappiamo di più della forza, non so. Gods. These are the names of gods, once lost but now restored after the second sundering. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Pergamena di raggio di affaticamento. Vabbè, ma. Scusa. Vabbè, raccogli. Questo lo raccogliamo. Ma. Guarda quanta roba. Aspetta. Più recente. Così lo trovo subito. Ma. Se leggo ancora. No, le pagine di questo antico elencano i nomi di varie divinità defunte. Quasi tutti sconosciuti e impronunciabili. Alcune voci dell'ultima pagina sono state sbarrate, le ultime tre sono state cancellate meticolosamente fino a renderle leggibili. Questo ce lo teniamo. Lo metto nella sacca, che ora non trovo. Vabbè, poi lo metterò, sposto io, dai. Ok, ah, qua c'è un forziere. Ok,
Niente di... sarcofago. Là là. Ha un po' di monete, Karlak. Falcione. E scudo borchia. Prendi tutto, poi sistemiamo. Vabbè, io adesso direi di andare dove c'erano quelle voci, che ci sono altri nemici, li facciamo fuori. E poi possiamo anche uscire di qua.